in piccolissime considerazioni. Una è che adesso in questo momento il Partito Radicale sta lavorando molto su questa questione del diritto alla conoscenza, proprio perché si è incluso tra i diritti umani da rispettare. Il diritto alla conoscenza che poi va di pari passo, l'ha sottolineato benissimo il professore, con la libertà di scelta, e quindi sono due tematiche, non tanto per caso generale, però che sono due tematiche che ci stanno praticamente a cuore. Sull'accoglienza, vi dico una piccolissima cosa, non c'entra con il nostro convegno, con il nostro dibattito, abbiamo delle delibere, due delibere volute dai radicali Roma, chi voglia e sia interessato a firmarle dopo, può farlo, che si chiamano Accogliamoci, e riguardano però la questione della la strategia di inclusione dei cittadini Rom e quindi il superamento graduale dei campi Rom, come chiede l'Europa poi tra l'altro, e una riforma del sistema di accoglienza dei rifugiati. Quindi sono due tematiche che come sempre si legano anche a tutte le altre che portiamo avanti come iniziativa politica non violenta noi radicali, con tutti coloro che ci stanno, con tutti quelli che lo fanno autonomamente anche senza essere radicali. Passo la parola a Gabriele Piso, che ci fa un brevissimo intervento, anche perché appunto non era previsto, ma siccome siamo in tema, perché fa parte del COCID, della ONU COCID, del coordinamento cittadini, integrazione di disabili, Gabriele Piso. Allora, io sono fondato questa associazione ormai da una quindicina d'anni. Già diciamo nel 2001 noi avevamo fatto un lavoretto che si chiamava Tutti al mare, essendo diciamo una piccola office di genitori che lavorano e quelli che non sarebbero troppo figli che c'erano dei problemini, e chiaramente abbiamo fatto una sorta di campionamento della situazione. Questa indagine abbiamo fatto in Termare, è un'indagine sull'accessibilità al mare ai portatori di handicap. Come molto giusto, perché è bene chiamare persone con disabilità, ora a parte i nomi che non hanno importanza, l'importanza è quello che ci intendiamo. Allora all'epoca basta che non ci chiamate diversamente, no, è quella lì la cosa che mi interessa, mi ringraziamo molto, l'ipocrisia che non ci piace. Insomma, all'epoca cosa abbiamo fatto? Una dozzina di stabilimenti e spiagge libere, eravamo andati un pochino a vedere com'era la situazione riguardo e poi l'assenza di posti auto riservati, lo scivoli dei marciapiedi se erano presenti, barriere a parco per l'ingresso, quindi la presenza dell'ingresso immediato, oppure con una rampetta, e se questa qui era diciamo di una pendenza adeguata, oppure insomma era una rampa che praticamente era quasi insostenibile. Poi anche diciamo per l'accesso alla arena, la presenza di una passerella larga e una piattaforma magari in spiaggia, no? E poi ovviamente la cabine. Cabine per l'insegnante. E poi anche diciamo la presenza di servizi igienici in pianura. Insomma, noi all'epoca non potevamo entrare in stabilimento di queste cose, per cui noi l'abbiamo fatto un po' addirittura d'inverno, qui sempre informazioni qua e là, e dove c'erano i PC diciamo ben visibili già all'esterno, ci eravamo fatti un po' un'idea. E insomma c'era una situazione un po' variegata, ma comunque di insufficienza. E questo per dire che molto invece in tempi molto più recenti abbiamo, siccome io ho fatto parte di una lista civica, non dico più vicino alla quale sia, ho diciamo fatto in modo che venisse promossa diciamo un intervento nel municipio per fare un censimento delle barriere architettoniche nel municipio in genere, quindi, no? E abbiamo invitato con grande disponibilità ci sono l'invito Giuseppe Chiappa, che è presidente appunto di questa organizzazione a livello nazionale che si occupa proprio di abbattimento delle barriere architettoniche, non solo in termini fisico ma anche culturale, come giustamente si occupa di abbattimento. No, barriere Chiappa da tutte le barriere architettoniche, ma non solo sensoriali, psicologiche, culturali. Infatti questa organizzazione cosa fa? Sottoscrive dei protocolli di intesa con comuni, ministeri, organismi affinché ci si impegna tutti quanti per una vigilanza sull'osservanza delle leggi,
perché questo qui è poi il problema, perché la legge che è stata richiamata prima, la 1389, è eccezionale giustamente, è una legge perfetta, che parla di accessibilità e visitabilità, quindi accessibilità giustamente è riuscire a entrare per un mare, ma la visibilità significa trovare i bagni, significa trovare un mare accessibile, significa poter godere degli spazi, cioè poter godere delle cose come qualsiasi altro cittadino. E qui chiaramente è previsto l'articolo 23 della 104 che laddove diciamo questa non è rispettata la visitabilità, cioè l'effettiva fruibilità, ci possa essere il mancato rinnovo della concessione. La visitabilità, visitabilità sto parlando, quindi proprio la fruibilità. L'ultima cosa, evitarci, lasciamo tempo a tutti gli altri, è il fatto che dobbiamo intendere come barriere architettoniche e anche ostacolo alla visione del mare, per questo è il tema, i muri, come è stato accennato, ma anche per la persona su sedia a ruota, insomma, è ancora più forte. Ci sono due articoli di legge, faccio visibilità, che riguardano l'avvocato che non ho molto bene, che riguardano proprio questo argomento, cioè il diritto di chi ha degli affacci ad avere, continuare ad avere, a prescindere dalla disabilità. Il lavoro anche loro, può fare una domanda? E la COCID. A tutte e tre. Un secondo solo, finisco. Sì. Il lavoro della COCID, magari poi ci accortiamo per vedere, per averlo anche in copia, perché... Sì, la roba del 2001, quindi vediamo una cosa che abbiamo fatto noi dei prossimi mesi, interverranno dopo, perché noi abbiamo fatto qualche mese fa, insomma l'anno scorso, proprio con l'ingegner Carlo Galletti, abbiamo fatto proprio fisicamente la misura di tutti i muri, di tutte le recinzioni, bagno pubblico per bagno pubblico, poi abbiamo fatto un confronto con quelle che erano le concessioni. Abbiamo fatto un grafico molto semplice, sembrava un istogramma, no? Ogni muro veniva realizzato e poi si faceva la linea che doveva essere quella reale e non immaginaria. E si vedeva quanto sforavano, alcuni addirittura del doppio, alcuni del triplo, insomma. E questa è una cosa che va in parallelo, anche il piccolo che basta, no? Andare a fare proprio l'indagine, no? C'è questo, c'è questo, c'è quest'altro. Noi l'abbiamo fatta proprio con una misurazione di metro. Esatti, e ci siamo andati là sul lungomare, che chiamiamo lungomuro. Sì, c'era una domanda su questo argomento, ma rapidissimo. Come stiamo per dare le tratti negli autobus che invece non corre? Ma non abbiamo visto neanche uno. Solo un bacio che sta con i pezzi, io voglio un po' di solo quello. Sei cattivo, sì. Allucinante. Guarda che sta con le pezzi, io ho questo problema. Premi sono un problema grosso, ma non sono solamente un problema grosso i premi, a parte i nuovissimi treni, ma le stazioni. Le stazioni sono assolutamente impraticabili, nel senso che uno veramente deve organizzarsi e non lo sai. Cioè, poi, cioè non è proprio, magari se l'Italia già avesse una mappatura delle cose che, ma non dovrebbe essere le persone che vanno là come i gendarmi a vedere, dovrebbero essere le stesse persone che ti dicono, no? O uno, è lì la cultura, no? Perché se no non seminiamo, cioè nemmeno vendiamo il pesce e non insegniamo nemmeno a pescare, cioè non facciamo l'uno e l'altro andando lì e dire ah questo è fatto e sbagliato, non funziona così. Il discorso è che tutte le volte che c'è il dolo, tutte le volte che c'è la prove, vabbè, là il discorso cambia, cioè tutte le volte c'è chi ruba per questo. Ma quando l'approccio è legato semplicemente all'incapacità culturale di essere attenti, di vedere, non si fa andando a dire ah tu l'hai fatto così, bisogna cercare di portarli a riflettere ed essere attenti. E per essere attenti tocca lavorare un sacco. Bisogna lavorare tantissimo. Per esempio, dei corsi di formazione dicendo che cos'è un'accessibilità fruibile e dicendo anche, sempre collegato, l'accessibilità è degli spazi e dei servizi si intende la possibilità di raggiungere e rientrarli materialmente e utilizzarli in maniera adeguata. Quando ci mettiamo fruibile,
quindi la fruitività che è un concetto diventa aggettivo, e allora tutto questo è comunicata in maniera efficace ed affidabile con la finalità di limitare al massimo la necessità di chiedere. Noi dobbiamo chiedere tutto, tutto, tutto davvero, ma basta anche a te alle volte, no? Cioè, forse è sufficiente di chiedere, e perché? No, e quindi è avere le due cose sulla informazione e sull'accoglienza. Allora tutto questo, tutto quello che è stato fatto deve essere condito secondo me da questo. È molto difficile forse, è complicato, però anche dal punto di vista della possibilità di investire su una politica di ospitalità territoriale, che poi sono soldi, questo è il minimo indispensabile. E quindi ecco che il territorio dovrebbe avere. Mi deve venire in mente questa cosa. In quella commedia che ti dicevo prima, per me stiamo preparando Natale in casa Giacomelli, l'attore principale, cioè, principale ovviamente è Giacomelli, ma anche del datore. C'è un capitolo proprio su questa cosa. Il concessionario, allora arriva Carlo Rossetti, tra l'altro, che lui già ce l'ha presto. Arriva Carlo Rossetti in spiaggia, poi arrivano Marco Cipriacino, insomma arrivano racconti, arrivano vari personaggi in spiaggia, e il bambino dice ma io come faccio qui a entrare? Non so, il problema è suo, tutto quello che gli posso fare, che gli posso confermare qua, cioè la mentalità, no? Poi c'è lui che quindi dice vabbè io in qualche modo devo entrare, qui non è a nome, c'era l'articolo 23 della 104, cioè, fa tutta questa presenza. Arriva il concessionario e dice senti scusa, c'è un problema, ma siete limitatissimi, poi appunto arriva la Laura al Conte che è una signora anziana, dice scusi dov'è la passerella mia madre, voi state da sotto a cercare la passerella di casa, scrivata di moda, perché qua è un mare per persone normali. Senti, prima che ce lo mando, fammene a se ne va di corsa, si sente uno scricchio di freni, subito dopo l'ambulanza, e poi passa un po' di tempo, no? Si vede il bambino che sguarda il calendario, dopo un po' ritorna questo concessionario su una sedia a rotelle e dice ancora state qua a parlare, però state bene, quanto avevate ragione, perché poi il problema è diventato il suo. Dice guarda, le ordinate le passerelle, stanno, cioè, adesso è no. Posso dire una cosa? Lei è troppo buono, nel senso che io un po' di malizia ce la metterei, nel senso che per fare quello che si dovrebbe fare secondo la legge, delle volte bisogna tirare fuori qualche soldino in più, il problema sta anche in questi termini qua. Allora se noi mettiamo in primo piano il problema del guadagno, ma fatto proprio stretto stretto perché bisogna rubare, scusate, non ho detto qua. Bisogna intervenire dove è possibile, dove taglio dove è possibile. Beh, io taglio dove è possibile. Allora, sì, è senz'altro un problema culturale, ma anche un problema che bisogna prevedere quando si fanno gli appalti, bisogna prevederli e in quel caso lì appunto imporli, perché al costruttore devo dire, o sa che deve fare così, però delle volte non lo fa perché risparmia, così detta così proprio brutalmente. Sono stato pure inteso perché sono tutto meno che troppo buono, perché io parto da un prerequisito che è il rispetto della legge, che è un prerequisito, dopo tutto il resto, no? Cioè, quello, anche quella è una questione culturale, assolutamente sì, però il prerequisito per quanto riguarda l'accessibilità è il rispetto della legge. Il discorso di applicare bene la legge, quello che dicevo all'inizio, cioè proprio mi sono reso conto che pur nella correttezza formale dell'applicazione della legge non c'è l'attenzione al sostanziale rispetto dei diritti della persona, per cui uno applica la legge perché dal punto di vista tecnico la barriera architettonica può essere anche tolta dal punto di vista tecnico per legge, però come diceva lui dopo a un certo senso a tre gradini da qualche parte, e quella è una questione solo culturale, perché bisogna dire ma questa deve essere fruibile, cioè deve essere vivibile, scrivono lì dentro, non è che ci deve andare perché no, e poi nella fruibilità c'è
il concetto di viverla positivamente. E Dio mio, ma perché? Perché dietro c'è un uomo, non c'è la disabilità, è questo, ma sì, tutti diciamo certo, però non è così. Non è così. Quando ho parlato del famoso bagno con te Gredini, era semplicemente un esempio, ma come un bagno dopo tre Gredini, gli esempi ce ne sono milioni. E uno in particolare al quale fa riferimento il professore, per quello che riguarda l'aspetto psicologico. L'altro giorno andavamo insieme vicino ad Arezzo per una manifestazione di alcuni amici. Io ho voluto provare l'avventura di andare in treno ad Arezzo, anzi dovevo andare Castiglione Fiorentino, biglietto 13,50 euro, 2 ore e mezza di viaggio. La persona normale va alla stazione, prende il treno e scende a Castiglione Fiorentino. Il sottoscritto ha dovuto fare biglietto prima, prenotare la salita sul treno, scendere ad Arezzo, perché a Castiglione Fiorentino non scende. All'Arezzo ho trovato la macchinetta che mi scendeva, che non era elettrica, era a mano, andava bene uguale, magari ce l'ha messo tutte le persone. Un amico che mi ha preso da lì e mi ha portato a casa di me. Allora, ci vuole dire, se non si sta a casa di Bertino, non sai c'è un'altra, vuol dire, piccolo particolare, il treno, vengo preso, salgo con questo, entro nello scompartimento, compartimento del disabile. Già la cosa, scusa il termine, parlo del povertino. Partimento per disabili, sembrava di stare una specie di riparto animali, qualcosa che c'è. Dopo un po' si è riempito, perché poverini pure gli altri che stavano in razza per non andare, chiaramente da dove stavo io, dove stavo loro, c'erano tre gradini, per cui io non me potevo mai alzare. Stai più basso. Il mio attrezzo in mezzo a noi, agli insegni, e il bagno più sacchiato. Un poveretto che ha problemi di deambulazione, di eccetera. Quando arriva in situazioni di questo genere, come è capitato spesse volte, gira sui tempi e se ne va, perché si vergogna. Prima di arrivare allo stadio, io lo chiamo lo stadio Enrico, che non ne vergogno più di niente. Mi è capitato, io tra l'altro, non sapete mai per fare partito, ma sono stato candidato. Al momento che dovevo salire i gradini via, è passato poi, però mi stavo dietro a me, era attivino, un po' salgo io e poi non capivo perché lo dovevo passare o cosa del genere. Mica perché provo, proprio per sensibilizzare. Io non perdo mai occasione in nessun contesto di sottolineare quanto sia importante l'abbattimento delle barriere, ma per tutti, voglio dire per tutti, perché il fatto di solo di aver creato lo scompartimento per i disabili è una cosa che non è molto. Grazie, stiamo per concludere il tema sui diritti legali, appunto. Volevo fare un piccolissimo riferimento ai prezzi, ai soldi, no? Perché siccome sono stati chiamati in ballo, oggi è uscita una notizia che l'ABN Cross, un'agenzia di stampa, insieme al sindaco Balneari Italiani, ha stilato una mini classifica, sono 6 località da nord a sud Italia. La più cara nel noleggio di ombrelloni, lettini, sdraio, eccetera, e Alassio in Liguria, la seconda è Ostia. Si è comparso a Rai del Giorno, poi a scendere, nessuno si offende, ha detto che li regala, nessuno si offende se dico che c'è la presa di Gallura, Gallipoli, Rossimare, non c'è, sono anche cos'è, sono invece molto più bassi. Seconda Ostia, quando posso intervenire? Allora, francamente io non so chi siano i fenomeni che abbiano fatto questo, ma per superare la costiera amalfitana, secondo me bisogna essere, non Gesù figlio di Dio, forse un po' più su, perché la costiera amalfitana costa un patrimonio, state parlando di, ma certo.
come hanno fatto a superarlo non lo so, però complimenti. Credo che abbiano cercato proprio le spiagge più, diciamo, fluidi, quelle, diciamo, dove c'è più gente. La mafia è spostata, è impossibile. Lì è proprio si dice Corte dei Marmi. No, c'è solo Viareggio dove si scende un po' col prezzo. No, ne hanno prese solo sei. Eh sì, hanno preso Viareggio e Rimini, di riferimento. Però la Corte dei Marmi. Rimini costa meno.